Grazie Eugenio, andiamo subito a vedere quelli che sono i temi principali. Direi in primo piano sicuramente il super bonus e il fisco, poi si torna a parlare delle novità delle mille proroghe, ma anche il tema del PNRR. Allora, Mattino che in realtà dice il miracolo delle allucinazioni, il compromesso di Forza Italia sul super bonus ingoiato da Giorgetti, sia al decreto per i lavori realizzati al 31-12-2023, bonus del 70% per le opere da effettuare, credito del 110% a chi non ha chiuso i lavori e all'ISE inferiore a 15.000. Le misure del mille proroghe, il Consiglio dei Ministri, scintille su balneari e calciatori, fitto in cassa all'Unione la quarta rata del PNRR, Fontana annuncia il giurì d'onore per Meloni come chiesto da Conte. Poi, c'è naturalmente nel giornale, attenzione all'Ilva, la beffa continua, il governo sta a guardare, l'ennesimo arrivo nel Consiglio dei Ministri per l'aumento del CDA, scusate, per l'aumento del capitale, il 10 gennaio Snam stacca il gas al siderurgico di Taranto, che non lo considera tra i luoghi più intossicati al mondo, oggi i sindacati a Chigi.